Strangelo, se ci sono delle domande in sala, io ne vorrei porne una di domanda. A che età andrebbero fatti i vaccini? E poi lei ha detto un forte dosaggio potrebbe provocare una paralisi. Allora io le faccio l'esempio. Sono andato da un veterinario, ho somministrato un vaccino al mio cane, mi ha fatto un dosaggio di vita, cioè con i cani c'è una maggiore più attenzione rispetto agli umani. Allora, vorremmo sapere, ecco, a che età che, diciamo, tutto questo dosaggio, cioè queste 10 vaccinazioni che vengono fatte, che rischi dal punto di vista anche immunologico si può andare incontro? Grazie. Allora, a che età? Sempre per il principio dell'incertezza in medicina è difficile dire. Gli esami prevaccinali potrebbero servire a questo, ovvero a capire se un bambino è vaccinabile o non lo è, e se non è vaccinabile perché il sistema immaturo si presenta quella sindrome di cui abbiamo appena parlato, e monitorarlo nel tempo e capire quando è il momento di fare i vaccini eventualmente. Quali vaccini? Poi c'è tutto un capitolo da discutere. E la paralisi del sistema immunitario da eccesso di antigene è un'altra di quelle cose che non ho inventato io, purtroppo, e sulle quali c'è anche letteratura scientifica. Che cosa succede? Che siccome in condizioni normali il sistema immunitario, che comprende anche la cute e le mucose, si comporta in maniera estremamente selettiva sugli antigeni, quindi consente di entrare soltanto a qualcuno dei numerosi, no? Quindi esercita una selezione, nel momento in cui noi andiamo a iniettare quella selezione non viene più esercitata. E allora il sistema si trova a doversi confrontare non con un solo, ipoteticamente, non con un solo antigene alla volta, ma con 100 alla volta. E quindi sarebbe come se noi fossimo in un campo di battaglia, anche con i mezzi corazzati, eccetera, eccetera, e cominciassero ad arrivare nemici da tutte le parti e noi non riusciamo a girarci, no? Per capire che il sistema si disorienta, e disorientandosi si ferma, si arresta. Quindi le 10 vaccinazioni obbligatorie sono un assurdo totale dal punto di vista immunologico, lo sono tanto più dal punto di vista logico, senza immuno, e lo sono ancora di più alla luce dei dati della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, che dice che per i militari, quindi gente cresciuta e pasciuta, per i militari sono consentite non più di 5 vaccinazioni alla volta. 5, no, non più di 5 per i militari e 10 per i bambini. Vorrei aggiungere qualcosa. Allora, il processo della risposta immunitaria naturale parte dallo sviluppo delle placche del PIE che sono all'interno dell'intestino. È una interazione fra il soggetto e l'ambiente. Il bambino succhia il latte della madre, prende quello che sta non soltanto nel latte ma sulla pulpe della madre. Noi abbiamo un sistema microbiotico che mette in connessione il microbiota intestinale con tutto quello che sta all'esterno, sia sulla pelle, sulle altre mucose, nei bronchi. Quindi è una ricchissima famiglia, cioè non sono uno, sono migliaia di germi che fanno la nostra salute. Allora il bambino prende questa roba dall'ambiente e ci mette tempo, poi c'è la diversità che ha detto lui dello sviluppo individuale. Quindi in maniera, diciamo così, molto grossolana, se il bambino non è stato svezzato, non ha, diciamo, processato per via naturale una serie di roba che incontra nell'ambiente, il suo sistema immunitario è poco sviluppato. Se poi ci metti anche che l'indicazione data dalle stesse fonti che dice che devo vaccinare è quello di creare un ambiente sterile dove il bambino va a muoversi, questo crea un ritardo ulteriore della risposta immunitaria naturale. Quindi noi abbiamo dei bambini poco
siccome poi questa è una cosa che assolutamente dobbiamo sapere, i microbi abitano questa terra e ne sono miliardi di miliardi, cioè non ce l'abbiamo uno e due, non ci sono quelli dei vaccini e stop. Se io non sviluppo un'immunità naturale adeguata ho mille altre malattie di cui ammalarmi, quindi è un'assurdità, è l'errore che hanno fatto con l'antibiotico. L'antibiotico gli è parso che ci salvava, ce l'hanno dato per via preventiva anche quando non era necessario e senza fare quello che ha detto lui che bisognava fare, cioè vedere a che cosa dovevi dare perché a quello rispondeva, ma a cavolo di cane come si suol dire. Fatto sta che a distanza di 60 anni di antibiotici noi abbiamo un'antibiotico resistenza che diventa la causa principale di morte fra qualche tempo. Ma che ci siamo ammattiti? Ma che così possiamo fare la medicina? Ma poi a Narita il microbiota ancora... Senza microfono non si sente niente, quindi è inutile. Allora, vi parlo un po' di preistoria, ma molto rapidamente. Io mi sono laureato nel 79 in medicina, dopo 6 anni quindi. Quindi vado per i 40 anni di laurea e la mia tesi era le infezioni post-chirurgiche, lavoravo in chirurgia. I risultati del mio studio, che poi mi fruttò la lode e il bacio accademico anche, erano che le sale operatorie in Abruzzo, perché allora ero in Abruzzo le sale operatorie che avevano più traffico di gente dentro, quindi le meno sterili, erano quelle in cui si verificavano meno incidenti post-operatori. Quindi questo ve la dice lunga sullo sterilizza, dai l'antibiotico, disinfetta. Queste sono pratiche deleterie, che poi si pagano. Buonasera a tutti, volevo fare un commento positivo, incoraggiante, perché prima, adesso la persona che l'ha detto, che ha menzionato il fatto, si è sentata, però era per rispondere e dare un messaggio positivo alla salma. È vero che nella televisione italiana circolino notizie quali l'Europa adesso ci metterà anche l'obbligo, in tutti i paesi dell'Europa ci sarà l'obbligo alla vaccinazione. Allora, anche questa è una notizia falsa. Io parlo come consulente europea, ho alle spalle 10 anni di carriera a Bruxelles, quindi conosco bene il funzionamento delle istituzioni europee. La Commissione ha destinato nel budget per i prossimi anni una somma rivolta a emettere un bando per tutti quei paesi che vorranno uniformarsi e fare una campagna di copertura vaccinale. Questo non vuol dire una campagna Provax e non vuol dire che a tutti i cittadini europei verrà tolto il diritto alla libertà, proprio corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tanto per dire, se anche questo poi succedesse, c'è sempre il Parlamento europeo che, pur essendo non dotato delle stesse prerogative e funzioni che i parlamenti nazionali hanno, al Parlamento europeo si può procedere con un'azione ex post, cioè dopo l'intervento anche coercitivo della Commissione, con le azioni di massa. Quindi, come è successo anche qui in Italia, c'è stata un'iniziativa che si chiama Io non dimentico, di raccolta delle firme per stimolare un'iniziativa popolare, si può fare anche in Europa. Quindi il potere ce l'abbiamo sempre, ce lo abbiamo ancora e non dimentichiamocelo e non diamo resa soltanto a una fonte di informazione che, come quella insomma della televisione italiana, spesso ecco, abbiamo insomma, ci mancano un po' di informazioni. Volevo fare un ultimo intervento. Esiste una serie di documentari, purtroppo sono tutti in inglese, non sono ancora stati tradotti. Allora, riguarda la storia dei vaccini americani, che insomma 10 anni fa l'America è stata proprio invasa dallo stesso problema. Allora, questa serie di documentari si può trovare su internet ed è probabilmente anche gratuita come fonte, bisogna un po' verificare. Si chiama Vaccine Revealed e in tutta
questa serie, che dura, sono 9 documentari di 2 ore, si spiega per ogni vaccino, insomma, cosa può far male, cosa non può far male, quali sono le fake news, cioè le falsità che poi vengono anche pubblicate sul sito del Ministero della Salute. Ringrazio. Ringrazio anche io per la precisazione. Vorrei però mettere l'accento su quello che ho detto, particolarmente relativamente al discorso dei produttori. Perché qui il vero grosso problema che noi abbiamo sono gli interessi economici di chi produce vaccini e farmaci. E che se arriva a quegli estremi che abbiamo visto, quindi le istituzioni, dipartimenti universitari, medici, funzionari delle agenzie di controllo, evidentemente poi ci daranno sempre un quadro falsato della realtà, tutto spostato a favore dei vaccini, per niente spostato a favore dell'interesse dei bambini e dei vaccinanti. Per cui se una riforma io posso immaginare nel campo è quella che preveda un governo che prende in mano la situazione e dice: i vaccini me li produco io quando mi servono, con i miei strumenti, con i miei soldi, con le tasse dei cittadini, senza chiedere niente al privato. Perché altrimenti con il privato che cosa succede? L'esempio, l'ultimo esempio che vi faccio, Merck fa il Gardasil, vi risulta, no? Gardasil e il trivalente Measles, Mumps, Rubella. Merck è quella ditta che, producendo il Vioxx tra il 99 e il 2004, farmaco messo in commercio nel 99 e ritirato nel 2004, ha fatto qualcosa come 500.000 morti solo negli Stati Uniti d'America. Allora io governo, dico, io Merck la faccio chiudere, se non posso far chiudere Merck, i vaccini che produce Merck qui da me non entrano. Se non si parte da questo, noi saremo sempre qui a discutere in continuazione. Ci sono altre domande? Allora, società democratica totale, libertà di scelta totale. Ha sento parlare di esame prevaccinale quando, anche se esce fuori che il bambino di freddo può fare, nel momento in cui il vaccino è l'insulto, fondamentalmente, no? Non si sa che ci sia in assoluto, oppure c'è il mercurio, quello che sia. Quindi, dopo un'altra cosa, io ho libertà di scelta, legge abolita, allora chiedo quali vaccini non consigliate, che vaccini, se io ho libertà di scegliere, che vaccini consigliate voi esperti, dal momento che io posso scegliere di farlo o meno? Allora, il problema va affrontato nei due aspetti, no? Allora, gli esami prevaccinali sono gli esami che sarebbe necessario fare per capire cosa fanno i vaccini all'organismo, no? È la farmacocinetica dei vaccini. Ovviamente si comincia con quelli che uno ha e si dice: oh, guarda, questo vaccino io lo faccio e non induce nessuna immunità, oppure guarda, io volevo fare questo vaccino ma questo bambino è già immune contro quell'antigene, no? Come succede nei titoli che sta raccogliendo la Auret. Allora noi intanto cerchiamo di capire, poi da lì il discorso si sposta sui vaccini. Allora capire quali vaccini sono utili, quali vaccini non sono utili, che cosa si deve mettere, si può mettere dentro i vaccini, cosa si può omettere dai vaccini. Gli aspetti vanno curati sicuramente entrambi, sia cioè quello di capire che cosa andiamo a fare,
cioè sei inutile aumento. Dove lo andiamo a fare questo vaccino e poi capire come il vaccino funziona, perché molti vaccini purtroppo, molti di quelli in uso non sono assolutamente efficaci. L'anti-influenzale non è efficace. L'anti-influenzale agisce contro i virus dell'influenza, ABC, i virus dell'influenza, ma non agisce contro le influenza-like illnesses, cioè le ILI, cioè le malattie simili influenzali, che sono l'85% di tutte. Quindi la gente... Noi la copertura vaccinale che otteniamo con il vaccino antinfluenzale è del 15% massimo 15%, perché alle sindromi simili influenzali il vaccino antinfluenzale non fa nulla. Quindi è questa serie, cioè i vaccini, l'atteggiamento di Polland è quello più giusto secondo me, e Polland è un vaccinologo. Polland dice noi i vaccini li dobbiamo studiare, non abbiamo ancora capito. Sono empirici, l'uso dei vaccini è empirico, non abbiamo capito come funziona, quindi dobbiamo capire come funziona. Quando abbiamo capito come funziona e cosa fa il sistema immunitario, allora capiremo che selezione possiamo fare. Quindi nel frattempo non si dovrebbero fare. Nel frattempo non si dovrebbero fare. Nel frattempo non si dovrebbero, per il principio di precauzione, siccome non sappiamo bene cosa andiamo a muovere. Ma perché non sappiamo come funziona il sistema immunitario fondamentalmente, perché non esiste una malattia immunologica che viene curata, come diceva lei, con questi tempi. Ma io ho detto esattamente questo, non sappiamo il sistema immunitario. Se leggete l'opuscolo sui prevaccinali, io dico esattamente questo. Noi non sappiamo come funziona, ad oggi, 2018, non sappiamo, non abbiamo ancora capito come funziona il sistema immunitario. E qual è l'interazione con il microbiota? Quindi noi in medicina si è sempre usato così, si è sempre detto, io intanto con queste condizioni faccio questa cosa, no? Per esempio, ho trovato l'aspirina, è un antidolorifico, non l'aspirina come antidolorifico, però guarda caso, dopo 20 anni scopro che è un anticoagulante. Ci dovrebbe essere, cioè il mal di testa te lo blocca comunque. E va bene, però io sto muovendo il sistema immunitario. Io sto muovendo il sistema della coagulazione con l'aspirina. Per tutte le cose funziona così, ha funzionato così, ma non deve funzionare così. O capiamo bene, o il principio di precauzione, o sappiamo bene cosa andiamo a fare, o se non lo sappiamo stiamo fermi. Il principio di precauzione è questo. A conferma di quello che diceva, io faccio l'operatore socio sanitario, non sono ancora per quanto, comunque lavoro in un distretto dell'ASL, sono domiciliare. Qualche anno fa sono stata chiamata dal medico di lavoro perché non avevo il vaccino di epatite B, quindi anche tutte le mie colleghe l'hanno fatto tutte, io mi sono rifiutata perché ho detto no, io momentaneamente non lo voglio fare perché non vedo i rischi, comunque metto in atto delle precauzioni, quindi non l'ho fatto, ma hanno fatto firmare un foglio. Firmato, poi siamo state richiamate tutte per vedere a chi aveva funzionato e a chi no. Probabilmente si sono dimenticati che non me l'avevano fatto, quindi hanno richiamato anche me, e io ho usato del sangue. Ha funzionato come su di lei che non l'aveva fatto. Quando sono andata dal medico di lavoro mi ha detto, allora tutto a posto, sei in un risalto. Ah, mi ha detto, peccato che il vaccino non l'ho fatto. E se lo sapessi? Ma io sono quella che ho firmato per non farlo. Ma guarda che strano, sei una delle cose che la una delle cose, una delle poche. E chiedete io dovete fare, probabilmente perché non vi fate gli esami, perché se li facesse. Ma guarda, ma non mi risparmiare anche il sistema sanitario, perché io non ho mai una colpa. Ma io sono così figlio. Allora, come avete appena sentito. Avete appena sentito un esempio tipico di effetto gregge. Questo è l'effetto gregge, cioè gli altri fanno i vaccini e io che non l'ho fatto mi immunizzo. Meglio così. Buonasera, per fare un'informazione. Io ho un mio figlio che è immune al tetano e alla vaccina. Allora, non è vaccinato.
è arrivata la convocazione per fine mese per andare dal plasma, cioè per i vaccini. Io non li voglio fare. Siccome mia moglie è in attesa, io posso dire se c'è uno studio, se facendo il vaccino a mio figlio, che non lo farò, deve stare lontano dalle moglie. Deve stare lontano? Sì. Quello è quello che mi dice, se c'è uno studio, qui io posso dire al medico che ho di fronte a mia moglie in attesa, quindi io non posso farlo se c'è uno studio. Purtroppo, a fronte di questa evidenza, cioè a fronte dell'evidenza che il fatto che è un momento abbastanza critico, quello della gravidanza, ed è un'evidenza scientifica, purtroppo diciamo, le istituzioni sostengono il contrario, che si deve vaccinare in gravidanza, anche se la scienza dimostra che è pericoloso. Quindi io non so che cosa. Le diranno che è meglio che lo vaccini. No. Per quanto riguarda gli studi a cui faceva riferimento, innanzitutto direi di guardare i foglietti illustrativi dei vaccini, cosiddetti bugiardini, o ancora meglio le schede tecniche, dove per quanto riguarda i vaccini a virus alternato tipo c'è scritto normalmente che dalle 4 loro possono essere potenzialmente infettivi per 4-6 settimane. Il problema è che mio figlio non farà l'esavalente, perché è immune. Certo. No, immune al tetano, lui non ha fatto mai niente. Okay. È immune al tetano, quindi l'esavalente è compreso il tetano, loro mi diranno sicuramente che posso fare l'esavalente perché non c'è nessun problema. Sì, sì. E non è tempo che lo faccio, lo diranno assolutamente sì, però per quanto riguarda soprattutto per esempio le MPR che sono a virus alternato vivo, per questo c'è scritto nei foglietti illustrativi, ma cioè qualsiasi scienziato tra virgolette, cioè un uomo di scienza sa se queste cose, il problema è che non lo sappiano loro, è molto grave, dopo ne farò riferimento anch'io a questo. Vabbè. Questo non è scienza, però è quattro anni non sa neanche il sapore. Proprio ieri ho ricevuto una telefonata da una nostra associata in gravidanza. Il pediatra le ha detto a voce: hai una gravidanza a rischio, non vaccinare tuo figlio con vaccini a virus vivi. E gli ho detto: fatelo mettere per iscritto, fatti fare un certificato di riferimento. Volevo tornare un attimino sulle prime due slide del dottor Mastrangelo. Gli esami che costano 2.500 euro sono solo indicativi, come avevo detto già in un altro convegno, la libertà nella pratica medica, come ha fatto vedere lei nella slide. Poi volevo dire che le linee guida AURET sono tutte nella legalità e poi l'avvocato ci spiegherà, che sul sito AURET nella sezione pubblicazioni è disponibile online il fascicolo che ci ha mostrato prima il dottor Mastrangelo sugli esami prevaccinali. Se vuole spendere due parole sugli esami principali da fare, di cui mi ha parlato altre volte al telefono il dottor Mastrangelo, quelli in base. Sì, vabbè, gli esami in base sono i titoli anticorpali, perché come avete appena sentito, se io sono immune al tetano, sono immune alla varicella, sono immune alla polio, non c'è nessun motivo che io faccia il vaccino. Anzi, il vaccino potrebbe creare una situazione anomala di neutralizzazione addirittura dell'effetto. Quindi i titoli anticorpali vanno comunque fatti. Però in base ai discorsi che sono stati fatti, diciamo, anche sulla questione dell'immaturità del sistema immunitario, quello che si dovrebbe fare è uno studio completo dell'immunità. Allora, titoli anticorpali a parte, si dovrebbero studiare le popolazioni linfocitarie, le sottopopolazioni linfocitarie e una buona parte dell'immunità. Dell'immunità innata. L'immunità innata è quella cellulare dovuta quindi a cellule come i granulociti neutrofili, eosinofili, basofili, i monociti, i macrofagi, eccetera, eccetera. Diciamo così che limitando a questo, quindi titoli anticorpali,
sottopopolazione linfocitaria, immunità innata, diciamo che possiamo già almeno capire una buona parte di come funziona il sistema e di come probabilmente risponderà. Allora, volevo introdurre Giorgia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgia Scapaggio, sono una paziente immunodepressa che da qualche tempo, un annetto circa, da quando è venuta a sapere della questione dell'obbligo vaccinale, da quando ho visto che uno degli argomenti proprio base per giustificare l'obbligo vaccinale è la protezione delle persone come me, le persone immunocompromesse, immunodepresse oppure immunosoppresse, proprio diciamo il loro cavallo di battaglia, no? Io da un po' di tempo faccio attivismo su Facebook, ho partecipato anche a qualche convegno, insomma. Questo non era programmato questo intervento, però ho partecipato a qualche convegno, sarò anche a Bologna domenica. E ecco, tutti dicono sempre che bisogna vaccinare i bambini perché per proteggere, diciamo, quella piccola parte di bambini che hanno delle patologie per le quali, a causa delle quali, la vaccinazione è controindicata, magari non so, malattie autoimmuni, leucemie, il bambino che sta facendo la chemioterapia. Allora, quello che dico sempre è che la salute di un immunodepresso non dipende dalle due vaccinazioni, perché il mondo dei microrganismi patogeni è ben più ampio, oltre al fatto della possibile contagiosità dei bambini appena vaccinati, quello è già stato detto, ma a parte quello, il mondo dei microrganismi patogeni è ben più ampio rispetto a quelle quei 10 patogeni dei vaccini obbligatori. Ci sono tantissime altre cose, tantissimi batteri, ci sono tantissimi funghi, per cui non è il bambino può frequentare la scuola quando il suo sistema immunitario sarà in grado di farlo. Poco tempo fa, una ventina di giorni fa, sono stata convocata dalla commissione dell'ASL, io sono già fatto alcune visite per l'invalidità, la 104 eccetera, ho fatto la visita per la diagnosi funzionale, non so se qualcuno di voi sa cos'è, praticamente quando c'è un'invalidità puoi venire convocata, puoi chiedere una visita dove una commissione di medici praticamente stabilisce che lavori puoi fare e che lavori non puoi fare. Tra i vari lavori che mi hanno concesso, pochi, una dei consigli che mi hanno dato è quello di non lavorare con i bambini, quindi babysitter, no, che tanto mi avrebbe anche fatto comodo perché abito in un condominio pieno di bambini. E quando ho chiesto perché, loro mi hanno detto perché i bambini sono delle bombe. Hanno usato questo termine che non è tanto carino, io non sono molto d'accordo, però i medici mi hanno detto che i bambini sono delle bombe, con uno starnuto possono attaccarsi a qualsiasi cosa, ha parlato in particolare del citomegalovirus, quelle cose lì, è pericoloso, ti può dare retiniti, quelle cose che io sapevo già, tra l'altro sono già portatrici di citomegalovirus, per cui discorso così. Però questo dimostra, e io mi chiedo se io non, e i vaccini ovviamente non mi ha detto nulla, non è che mi ha detto sì, se proprio devi, segui i bambini vaccinati, non hanno assolutamente detto nulla, sia vaccinato che non vaccinato. E io mi chiedo, ma se io, adulta, non posso fare da babysitter a un bambino vaccinato, come fa un bimbo immunodepresso ad andare in una classe di bimbi vaccinati a usare il loro stesso bagno?